Buongiorno, oggi siamo il 27 di dicembre. Lo sapete che cosa è successo in questa data? Cosa è successo? A dircelo sarà una nostra amica, Luisa Lovisetti. È una scienziata, è una matematica e fisica e ha recentemente fatto ingresso nella SISFA, la Società Italiana degli Storici della Fisica e dell'Astronomia. Oggi per Ecos numero 6 faremo questa bella intervista a questa giovane scienziata, che sempre più si sta focalizzando sulla figura di Keplero e sulla storia della scienza e dell'astronomia, per cui sarà molto interessante appunto ascoltare le sue parole. Ma veniamo un attimo a noi. Luisa, ti posso chiamare Luisa senza appunto cognome e quant'altro. Dacci una tua brevissima presentazione. Io ho detto che sei matematica e fisica, però forse vorresti dire qualcosa tu, ecco. Sì, io vengo da un percorso un po' anomalo, nel senso che originariamente sono una matematica, quindi con una laurea magistrale in matematica, e solo in un secondo momento ho conseguito una laurea magistrale in fisica, recentemente a luglio. E ciò nonostante, in realtà, la mia passione primaria era la fisica, se non la storia, e quindi il percorso matematico l'ho vissuto più come un'acquisizione di strumenti, di competenze, che poi mi hanno agevolato nel mio percorso di fisica, un percorso su un doppio binario in realtà. Ecco, ma E adesso. come si posiziona appunto questa dimensione, quella prettamente scientifica con la dimensione storica, soprattutto per una studiosa giovane come te? Beh, in realtà la storia è sempre stata la mia prima passione, è una passione che ho coltivato fin da piccola, leggendo vari libri di storia o comunque racconti di carattere storico, e per me è stato poi un passaggio naturale. In realtà non è stata una cosa forzata, nel senso che mi sono appassionata anche all'ambito scientifico, ma ho sempre cercato di unire queste due passioni, quindi queste due dimensioni, e infatti sia la tesi magistrale di matematica sia quella di fisica sono state a carattere storico. Bene, quindi per te entrare nel SISFA, sei entrata recentemente, no? Sarà sicuramente una bella occasione. Ecco. E già, diciamo, all'interno della società, in qualche modo ti sei distinta e per cui oggi parliamo appunto della figura di Keplero. Ecco. Come mai parliamo di Keplero? Ce lo puoi ricordare e indicare? Sì, parliamo di Keplero perché all'ultimo congresso io ho presentato una relazione incentrata su Keplero, nello specifico sul Somnium, che è un'opera di Keplero, un'opera postuma, che però ha accompagnato Keplero per gran parte della sua vita, anche se è stata appunto pubblicata nel 1634, quindi 4 anni dopo la sua morte. Il Somnium, secondo me, valeva la pena presentarlo perché in qualche modo delinea non tanto l'aspetto dello scienziato Keplero, che forse è quello più noto, diciamo comunque noto ai più in ambito scientifico, ma permette anche di tracciare quello che è il personaggio Keplero come uomo, quindi come vita privata o comunque come molti aspetti del suo pensiero, visti però dal punto di vista più umano e non tanto scientifico, comunque non prevalentemente scientifico. Quindi per aprire un pochino lo sguardo anche e andare oltre quella che è la mera produzione di leggi o comunque di testi scientifici. Certo, ma la figura di Keplero in Italia è ben valorizzata? C'è un tema di antagonismo con lo stesso Galileo? Mi sembra che entrambi lavorino più o meno nello stesso periodo e anzi che ci sia tra loro persino un carteggio molto interessante. Che cosa ci dice al riguardo? Vale la Sì. pena fare un ponte con l'Italia oppure no? Allora, sicuramente a livello italiano Keplero non è un personaggio di primaria importanza sulla scena scientifica ed è messo indubbiamente in ombra da Galileo. I motivi probabilmente sono semplicemente motivi storici, nel senso che Galileo è italiano, Keplero no, e quindi probabilmente si è dato più peso a questa figura. C'è anche sono contemporanei in effetti perché Galileo e Keplero hanno pochissimi anni di differenza l'uno dall'altro. Keplero nasce nel 1571, mentre Galileo nel 1564, quindi sono sostanzialmente contemporanei. Quello che secondo me varrebbe la pena fare è dare un po' più spazio a Keplero, perché oggettivamente i due scienziati presentano numerose affinità l'uno con l'altro, sono entrambi sostenitori del modello eliocentrico.
si sono scritti, quindi hanno avuto un carteggio, comunque si sono dedicati a, alle stesse, diciamo, gli stessi orizzonti, quindi astronomia, fisica. E però, a mio parere ovviamente, quindi è un parere puramente personale e forse neanche del tutto imparziale, visto che io ho una passione particolare per Keplero, Keplero ha fatto un passo in più di Galileo. L'ha fatto un passo in più in questo senso, che dal punto di vista astronomico, in realtà, Keplero ha osato fare un cambio di paradigma che Galileo non ha fatto. Perché Keplero, in qualche modo, con la sua astronomia nova del 1609, ha rinunciato in maniera definitiva a quelle che sono le orbite circolari e le velocità costanti, anche per la Terra, quindi non solo per gli altri pianeti, ma anche per la Terra stessa, ha abbattuto quel castello di deferenti epicicli che tradizionalmente si presentavano all'interno dei modelli planetari, e poi in qualche modo ha avuto anche il coraggio di sganciare finalmente l'astronomia dalla geometria e avvicinarla alla fisica. Quindi, secondo me, questo passo è un passo fondamentale, è un cambio di paradigma, quindi costituisce quello che è l'inizio di una vera rivoluzione scientifica e apre quell'orizzonte che poi sarà abbracciato da Newton, che unificherà in maniera completa, o fonderà in maniera completa, la fisica e l'astronomia. Bene, dando scusami. Una ragione fisica ai moti dei pianeti, certo. Cosa che viene in parte introdotta da Keplero. Ma mi viene da pensare una cosa, Luisa, visto che ci parli di Keplero e quasi ce lo metti a confronto con il grande Galileo, no? E mi viene in mente, addirittura avevo proprio sulla mia scrivania questo testo, non so se si riesce. Sì, l'Apologia di Galileo. Esatto, del Campanella, per cui mi viene da pensare che tu potresti essere una nuova Tommaso Campanella che scriverà una sorta di apologia di Keplero, oppure no? Qual è la tua relazione con la scrittura? Oltre ad essere scienziata, sei anche una scrittrice? Magari lo fossi. No, io credo che Keplero non abbia bisogno di un'apologia, nel senso che si difende benissimo da solo, basta leggerlo. Bisognerebbe leggerlo, ecco, questo probabilmente manca non tanto agli esperti del settore, quindi è chiaro che gli storici leggono Keplero, non è lì il problema, ma probabilmente bisognerebbe presentare anche ai non addetti ai lavori quello che è il vero Keplero, quindi le sue opere e non semplicemente dei frammenti sparsi e limitarsi a dire che Keplero è il padre delle tre leggi del moto dei pianeti, punto. Forse bisognerebbe fare anche qualcosa di più. Ecco, a riguardo mi viene in mente proprio una domanda, anche sfruttando il fatto che ho visto che sei anche un insegnante nei licei scientifici, no? E quindi mi viene da chiedere, ma la didattica e Keplero, che relazione hanno? Si insegna bene Keplero oppure no? Ci sono degli elementi che vuoi suggerire per un insegnamento efficace, oppure hai qualche idea al riguardo, appunto? Mi piace sentire il tuo parere. Allora, ahimè, a livello scolastico purtroppo Keplero viene molto maltrattato, nel senso che viene menzionato esclusivamente sui manuali, sui libri di testo, almeno quelli principali, nel momento in cui si fa la parte di gravitazione, quindi si presentano le tre leggi sul moto dei pianeti. E non viene fatto nessun cenno storico a quello che è stato il percorso per giungere a queste tre leggi, e anzi non viene nemmeno riportato in realtà che queste tre leggi non sono apparse sulla scena scientifica nel medesimo momento, e anzi c'è un salto temporale di 10 anni sostanzialmente tra le prime due e l'ultima, dal momento che appaiono in due opere diverse. Quindi gli studenti non sanno neanche quasi collocare nel tempo queste tre leggi, non sanno nulla su quello che è stato il lavoro dietro a queste tre leggi, e non riescono, secondo me, neanche a rendersi conto quindi dell'importanza che queste tre leggi hanno avuto in quel momento storico, in quel momento scientifico, per tutta l'astronomia, quindi non solo per lo scienziato in sé o per Keplero in sé.
Inoltre non si rendono nemmeno conto che appunto queste tre leggi non sono che una minima parte di quello che Keplero ha fatto, dal momento che Keplero, appunto gli studenti non lo sanno, ma non è solamente un astronomo, è innanzitutto un matematico. E poi si dedica anche ad altri temi che non riguardano in maniera diretta l'astronomia, per esempio quando si occupa di ottica. È chiaro che dopo in realtà lui applica le sue conoscenze di ottica anche in campo astronomico, però il testo sull'ottica di per sé non è un testo di astronomia, almeno nei fondamenti. Certo, è il Dioptrica, se non erro, no? Il titolo. Esatto. È proprio il Dioptrica. Quindi secondo me bisognerebbe un attimino ripensare a come viene presentata questa figura, che appunto è molto maltrattata rispetto ad altri, perché a Newton viene comunque dato molto più spazio, e anche allo stesso Galileo, perché viene menzionato più volte. Invece in realtà Keplero viene appunto ricordato solo quando si parla di leggi del moto, quando invece potrebbe essere menzionato benissimo anche in altri contesti, appunto come nel caso dell'ottica, perché il termine fuoco, quando noi pensiamo al fuoco di una lente, certo, o comunque al fuoco delle coniche, il termine fuoco l'ha dato lui. Senti, solo per questo. Certo, questa cosa è molto curiosa. Mi viene un'altra domanda però, come prima con l'apologia di Galileo in qualche modo ha evocato il campanella, e qui nell'ambito della didattica mi viene da pensare che potresti riscrivere un nuovo capitolo su come insegnare Keplero, magari formalizzando questi punti che hai citato, no? Cioè la molteplicità delle occasioni con cui Keplero può essere citato, il fatto che può essere evocato nell'ambito di discussioni che prescindono dalle sole tre leggi, appunto, ma anche nella dioptrica, anche nell'ottica in altri ambiti, ma anche dal punto di vista matematico. Quindi nulla, siamo in attesa di questo tuo capitolo su come insegnare Keplero presso i licei, ecco. Bene, mi viene in mente un'altra cosa, però curiosa, perché sempre leggendo un po' i vari appunti che mi hai proposto, c'è un Keplero che difende una situazione, c'è un Keplero astrologo, c'è un Keplero legato alla magia, c'è un Keplero legato a quello che era la situazione anche un po' della riforma e della controriforma. Siamo in un periodo turbolento, hai qualche visione da presentarci? Sì, allora innanzitutto credo sia giusto dire che per l'epoca noi lo viviamo come un qualcosa di strano, ma per l'epoca essere un uomo di scienza e anche dedicarsi ad aspetti quali l'astrologia, l'alchimia o comunque temi che al giorno d'oggi noi non viviamo come pienamente razionali, ma un qualcosa più basato su delle credenze, all'epoca era la prassi, sia per, diciamo, motivi culturali, ma anche banalmente per motivi economici, nel senso che fare il matematico all'epoca o fare l'astronomo non portava grandi guadagni, e quindi per arrotondare queste figure si dedicavano anche ad aspetti appunto quali per esempio l'astrologia. C'è anche da dire che Keplero si è trovato impantanato in anche un clima che è quello della corte di Rodolfo II, che ben si prestava a queste attività, nel senso che Rodolfo II era un appassionato di oroscopi, e in qualche modo la nomina di Keplero ad astronomo imperiale successivamente alla morte di Tycho, quindi nel 1601, diciamo comprendeva anche all'interno del mansionario una serie di oroscopi con cadenza più o meno settimanale, mensile, giornaliera, non lo so, però diciamo in maniera costante. Keplero non credeva tanto all'astrologia intesa come faccio un oroscopo e ti dico che cosa avverrà nel futuro, quindi non era in realtà particolarmente credente in queste cose. Però quello che invece è certo è che credeva che la posizione dei corpi celesti potesse in qualche modo avere un influsso sulla persona nel suo sviluppo complessivo, quindi non tanto sui singoli avvenimenti di una giornata o in un particolare contesto, ma sul carattere. E infatti di se stesso e anche della sua famiglia lui
scrive una serie di cose anche abbastanza folcloristiche, per esempio sulla madre o sul padre, anche sul matrimonio dei genitori o sul suo carattere stesso, dicendo che in qualche modo derivano da una posizione favorevole in quell'istante dei vari corpi celesti o di congiunzioni sfavorevoli di corpi celesti. Quindi per esempio il matrimonio, il suo matrimonio con la prima moglie era stato un matrimonio sfortunato perché non era, diciamo, avvenuto sotto la congiunzione favorevole, esatto, così come il suo carattere. Poi è anche molto particolare, credo, dal punto di vista della sua persona, perché in maniera del tutto fantasiosa e arbitraria stabilisce quanto tempo è durata la gravidanza della sua mamma, per dire che era nato in una congiunzione particolare o comunque in un tempo particolare. Quindi, diciamo, da un lato sembra uno scienziato perfettamente razionale, assolutamente rigoroso nella sua applicazione delle leggi fisiche, comunque dei concetti matematici, e dall'altro sembra quasi scivolare in una sorta di pessimismo cosmico che deriva da congiunzioni sfavorevoli, o che lui comunque vive come congiunzioni sfavorevoli, e che lo portano ad essere anche abbastanza ipocondriaco. Si vedeva tutte le malattie del mondo addosso, e pieno di contraddizioni, anche di ombre, vivendo anche una serie di esperienze, di accadimenti in maniera più pesante probabilmente rispetto a quanto oggettivamente lo fosse. Non che la sua vita sia stata semplice, per carità, questo no, perché dal punto di vista familiare sicuramente non è nato in un contesto stabile, o comunque in un contesto felice, tranquillo. Quindi la sua infanzia non è stata un'infanzia spensierata, la sua vita stessa non è stata facile, quindi ha dovuto sempre scontrarsi con quelli che sono stati i problemi dovuti al fatto di essere un luterano. Per l'epoca essere un luterano non era facilissimo, perché soprattutto in Germania ogni volta che il regnante locale cambiava poteva scegliere appunto che religione abbracciare, quindi tutti i sudditi dovevano seguirlo di conseguenza. Lui si rifiuterà di convertirsi al cattolicesimo, e quindi questo in qualche modo più volte nel corso della sua vita lo porterà a dover cambiare città, e quindi a dover cambiare anche completamente vita, lavoro. È anche un personaggio un po' ingenuo in realtà a volte. Per esempio vale la pena ricordare l'episodio in cui arrivato a Praga da Tycho, Tycho gli assegnò il compito di studiare il problema dell'orbita di Marte, e Keplero si convinse di poterlo risolvere in soli 8 giorni, poi in realtà ci impiegava più di 8 anni per venirne a capo. Quindi forse a volte sopravvalutava anche un po' non tanto le sue capacità, ma le difficoltà del problema. Certo. Anche lo stile è un po' particolare. Quando si leggono le opere di Keplero, che sono in latino, perché il latino all'epoca era la lingua, diciamo, della scienza, della cultura, il latino di Keplero non è per niente di facile lettura. È uno stile molto ridondante anche nelle frasi, direi quasi barocco, se barocco non fosse inappropriato per il periodo in cui vive Keplero. Però, diciamo, non è sicuramente di facile lettura, o comunque di agevole interpretazione. Eppure allo stesso tempo è un personaggio molto generoso con le persone con cui scrive, perché non ha problemi a confrontarsi e anche ad ammettere di aver sbagliato, perché anche all'interno delle sue opere ci sono dei passaggi in cui dice: ok, il ragionamento che ho fatto fino adesso però non era corretto, oppure mi sono accorto di aver compiuto un errore, anche di calcolo banalmente, ricomincio, o comunque rifaccio tutto da capo. Quindi è un personaggio pieno di contraddizioni, come lo è l'epoca in cui ha vissuto, però secondo me questo lo rende un personaggio molto affascinante, perché si trovano vari aspetti anche, diciamo, che uno non si aspetta da uno scienziato. Ecco, mi viene in mente una cosa, Luisa, un'opportunità, no? Perché da quello che ho capito il tuo studio è diretto sulle fonti, quindi in qualche modo ti confronti con gli autori, con gli scienziati, direttamente in base a quello che loro hanno scritto, quasi un po' citando qualche nostro
autore, il quale dice che a un certo punto si toglie tutti gli abiti e si mette a confronto direttamente con gli antichi, no? Questo lo diceva appunto Machiavelli, se non erro. Ecco, se noi adesso avessimo un telefono magico, no? Tipo questo vecchio telefono che ho trovato sopra la mia scrivania, e questa macchina da presa, qui questa macchina fotografica, e se noi potessimo chiamare Keplero e Keplero potesse vederti attraverso questa macchina fotografica, tu direttamente cosa gli diresti? Qual è la domanda o le domande che porresti a Keplero? Questa non è una domanda facile perché penso probabilmente alcune domande mi verrebbero in mente nel parlare con Keplero. Quindi sui due piedi probabilmente la prima domanda che gli farei è forse se c'è qualcosa che non ha avuto il coraggio magari di dire per l'epoca e forse vedendo come sono poi evolute le cose, avrebbe voluto usare di più. Perché ho come l'impressione che a volte, ma non solo Keplero, anche tanti scienziati di quel periodo, guardando quella che era la situazione, soprattutto mi riferisco a tutte le difficoltà legate alla diciamo, controriforma e alla riforma protestante, se non si siano trattenuti dal pubblicare o comunque dal dire alcune cose per timore o per paura di poi subirne le conseguenze. È vero che Keplero forse in questo senso, almeno negli ultimi anni della sua vita, pare non averlo fatto, pare però, perché io non Certo. saprei se, cioè non penso che in effetti, almeno oggi, si abbia la certezza che forse avesse fatto anche qualche passo in più che poi non ha avuto il coraggio di presentare. Quindi forse gli chiederei questo, se c'era qualcosa in più. Sì, è Keplero che mi sta dicendo che Perché quello che ha Pleva. detto è sensato, è una domanda che lui si aspettava, peraltro. E dice che sì, avrebbe dovuto osare di più, insomma, forse è stato un po' troppo cauto, ecco. D'altronde c'era la biura anche di Galilei che in qualche modo girava per l'Europa, quindi ok. Allora, gentile Keplero, la saluto e ringrazio per conto suo la nostra Luisa Luisetti. Grazie, apparirà adesso su ECOS 6, che sarà dedicato completamente ai 450 anni di Keplero. Grazie. Quindi ho finito adesso con Keplero e non so, Luisa, penso che potremmo finire anche la nostra intervista. Vuoi dirci qualcosa per chiudere oppure possiamo dirci buon Natale, felice anno nuovo e quant'altro? Dici te. Non so, vorrei solo dire una cosa che magari mi sembrerà strana, però forse vale la pena dirla, che il mio primo incontro con Keplero non è stato un colpo di fulmine. Wow, E quindi è un questo è qualcosa positivo, che, eh? Questo è eh sì, positivo. e quindi è stato un qualcosa che poi è nato nel tempo. E magari forse anche per le altre persone potrebbe essere così, quindi il fatto che magari non tanti siano appassionati di Keplero non vuol dire che poi nel tempo non si possano appassionare, solo forse hanno bisogno di scoprirlo meglio e di scoprire come è fatto veramente, come è capitato così. Quindi non bisogna essere una gazzella, bisogna essere una tartaruga, appunto. Bene, Luisa, quindi abbiamo oramai da te catturato alcune cose molto interessanti, su questo rapporto di Keplero con il resto del mondo e anche abbiamo capito la tua dimensione, come mai Keplero è stato interessante per te. Ecco, mi chiedo un'ultima domanda, giusto per chiudere appunto questa sessione dedicata a Keplero. Ma quale sarà il Keplero del futuro? Ci sono studi, ci sono elementi fondamentali, ci sono novità. Dicci un po' cosa bolle in pentola relativamente a questa figura. Beh, è indubbio che uno scienziato come Keplero sia stato in passato analizzato e indagato fino ai minimi dettagli dal punto di vista scientifico. Quindi non credo che in futuro quello che si potrà
studiare o comunque i nuovi studi riguarderanno le sue scoperte o comunque i suoi scritti, ma credo che l'orizzonte debba essere un po' diverso. E penso quindi che lo sguardo futuro debba rivolgersi non tanto alle opere o ai risultati conseguiti da Keplero, ma a come e perché Keplero è arrivato a tali risultati, quindi non tanto i contenuti in sé, ma uno sguardo che abbracci Keplero a 360 gradi. Quindi credo che in questo senso ci sia ancora tanto da scoprire, ci sia tutto un mondo ancora inesplorato e che aspetta di essere scoperto e che alla fine attende chi avrà voglia di affacciarsi a questo nuovo orizzonte, ovviamente. Quindi l'augurio è questo. Bene, quindi ringraziamo Luisa per questa bella chiacchierata sulla figura di Keplero. Siamo molto contenti che una giovane scienziata, una giovane storica, direi anche, si sia dedicata a questa figura poco esplorata forse nella nostra, nel panorama italiano. Grazie ancora, un saluto speciale a tutti, visto il periodo di Natale. Un saluto. Grazie. Bye, 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 bye.